Buongiorno ragazzi, mi raccomando, per chi volesse sostenere il canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis con un semplice ed innocuo clic. Clic. Iscrizione al canale, like, tutto gratis, no abbonamenti, no donazioni. Questo è il nostro claim, ma abbiamo rispetto per chi chiede donazioni e abbonamenti. Noi non vogliamo avere discussioni con nessuno, tantomeno con gli interisti, quindi ognuno facesse quello che vuole, però è giusto rispettare, diciamo, quello che vogliamo fare noi e noi non chiediamo né abbonamenti né donazioni. Tutti i contenuti sono liberi, comprese le live, dove più volte, soprattutto i ragazzi, vi avevano detto che ci sarebbe stato un periodo di transizione, soprattutto Effenberg, l'avvocato Pierre, ad una settimana dall'escussione del pegno di Octree. E tra l'altro, ragazzi, tornando proprio ad Octree, come la chiama qualche capra, Octree, tornando ad Octree, è vero che non ci sarà un mercato faraonico, è vero che non ci saranno acquisti da 40 milioni, ma io sono felicissimo perché ero così contrariato nella gestione Zhang, perché ero spaventato. E poi lui alla fine ha fatto vedere a tutti in che condizioni voleva andare avanti. Già il fatto che Octree, ragazzi, non chieda plusvalenze e ripianare a lei quei 40-50 milioni di perdite è tanta roba, perché addirittura qui si parla anche di un aumento di capitale questo autunno. Quindi mi sembra si siano fatti dei passi giganteschi in avanti a livello finanziario, come solidità e come credibilità. Quindi un passettino alla volta, step by step. Intanto salvati, esci dal baratro in cui stavi per cascare. Poi dopo, Octree lo sappiamo tutti, e non ci sarà né 2 né 3 anni. Loro faranno questo passaggio, sistemeranno quello che devono sistemare e poi cederanno ai sauditi, per come la vediamo noi. Ma ci risiamo, cari ragazzi, ci risiamo perché sul Fatto Quotidiano. Ora, perché Moncalvo, secondo qualcuno, è diventato un poco di buono. Il professor Bava è diventato un poco di buono. Tutti quelli che criticano la Juve sono tutti Travaglio è un altro, si è dissociato alla Juve, è un poco di buono. Sono diventati tutti dei poco di buono, ma purtroppo, ragazzi, ci risiamo, scrive Ziliani. La Juve compra Douglas Luiz a 50 milioni. Attenzione, io lo sto dicendo da un mese, c'è un'offerta del Manchester United di 84 milioni di qualche mese fa e ricordo che Rice è stato pagato 116 milioni in Premier, quello che è andato all'Arsenal. Questo brasiliano è stato pagato 50 milioni, dice Zgliani, inserisce Hiddink e Barrenechea, mette a bilancio una plusvalenza mostra e si compra Khéphren Thuram. Anno nuovo, Juventus vecchia. La Consob l'ha invitata a rispettare il principio contabile internazionale, IAS 38, ma lei se ne frega e continua a fare quello che le pare. Sbaglia la Consob, fa sapere. Quindi siamo alle solite, cari amici. Siamo alle solite. Questi, secondo Ziliani, e non solo secondo Ziliani, continuano a fare quello che gli pare. Come ha detto il professor Bava in un canale YouTube la settimana scorsa, molto probabilmente loro sforeranno anche il settlement agreement, non parliamo solo di plusvalenze, perché sperano in una multina. Non sono io che ho scritto che in FIGC ci sono tutti i tifosi della Juventus, l'ha detto qualcun altro, non lo dico io. E poi dopo loro cosa fanno? Loro sono talmente viscidi che infamano Gravina che gli ha salvato il culo. Perché se non era per Gravina, questi erano in Serie C. A giocare con gli under 23 erano questi qui. Ma secondo me qualcuno vuole che vada via Gravina perché forse hanno paura che qualcuno parli. Tra Covisok e Consob, come dice Moncalvo, non lo dico io. Hanno paura che qualcuno parli perché se parla qualcuno, dice Moncalvo, salta tutto lì. Salta tutto perché ci sono le deposizioni davanti al PM. Dichiarare il falso davanti a un PM è un reato penale. Non sono stato io a dire che mi volevano far firmare un bilancio che non andava, che non era, che era impossibile da firmare. Lo dicono quelli che si sono dimessi dal CDA. Vedi il processo Prisma, su cui questi giorni faremo una live
con Effenberg e l'avvocato Pierre sul processo Prisma. Mi sono spiegato? Siamo sempre alle solite. Siamo sempre alle solite. È un sistema marcio. Dumfries è un giocatore che io ho sempre apprezzato, perché a me qualcuno mi ha rotto i coglioni, ma Hakimi tutto quello che ti pare, ma quello che fa Hakimi Dumfries non lo fa, e quello che fa Dumfries Hakimi non riesce a farlo, perché te devi guardare nel contesto della stagione, devi guardare il rendimento e quanto incide il rendimento di quel giocatore nella squadra, perché ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Dumfries ha una forza fisica mostre, l'hai visto anche in nazionale. Poi a me è inutile, ragazzi, ma c'ha piedi torti di qui, ma è titolare della nazionale olandese. Il calcio olandese è basato, cioè, principalmente sulla tecnica e molto meno sulla tattica. È un calcio molto tecnico quello olandese. Ma di cosa stai ragionando, voglio capire io. Quindi Dumfries ha una forza fisica sia difensiva che negli inserimenti, che Hakimi non aveva quella forza lì. Nel gioco aereo Hakimi non ce l'ha quella caratteristica lì del gioco aereo che c'ha Dumfries. Quindi Hakimi ti dava delle cose e Dumfries te ne dà delle altre, ma Dumfries è un giocatore importante, infatti da 2 milioni e 8 rinnova 4 più bonus. E per come la vedo io, quest'anno è vero ha avuto una stagione un po' turbolenta, ma se si rimette a posto mentalmente, Dumfries è un giocatore che nell'Inter ci può stare tranquillamente, anche perché molti sottovalutano il fatto che a sinistra hai Di Marco, quindi a destra serve come il pane uno che abbia le caratteristiche di Dumfries. Non so se mi sono spiegato. Io sono felicissimo che Denzel rimanga all'Inter, perché per me è un grande giocatore, perché i grandi giocatori non sono solo quelli che ti fanno fuori 3, 4 uomini e ti fanno le serpentine. I grandi giocatori sono quelli completi sia a livello tattico, quelli che ti danno forza fisica, quelli che ti danno anche un po' di tecnica, perché poi alla fine Dumfries, ragazzi, secondo molti di voi è scarso, ma quei 4-5 assist all'anno te li fa, quei 4-5 gol all'anno te li fa. E comunque è uno che si smazza la doppia fase, ma di cosa stai ragionando, voglio capire io? Di cosa ragioni? Avercene giocatori come Dumfries, io sono contentissimo che rimanga, ci ho sperato fino all'ultimo, non me ne frego una sega di Hakimi, a me va bene Dumfries in queste condizioni qui. E ti ripeto, Octri sta confermando tutta diciamo tutta l'ossatura della squadra, tutti quelli più forti, sta rinnovando a tutti, non è partito nessuno, quindi è già un passo in avanti. Poi se qualcuno dice oh no, Octri mi aspettavo, mercati c'hanno soldi, no. Questa è una fase di transizione dove te stai confermando tutti quelli più forti, stai comunque mettendo su una rosa di tutto rispetto, lo so che ci sono 5 competizioni, so che c'è qualche giocatore avanti con l'età, so tutto, non ti preoccupare, lo so anch'io come te, ma in questo momento quello che si può fare è questo. Già il fatto che non abbiano richiesto plusvalenze, perché con i cinesi avresti dovuto fare plusvalenze, ricordatelo, perché con i cinesi facevi plusvalenze. Ma andiamoci chiaro, mentre, vedi, già incomincio, si parla di fare un aumento di capitale. Quanti anni è? Quanti anni erano che non si sentiva la parola aumenti di capitale? Ma di cosa ragione? Calma, calma. Per il campionato noi non è che siamo competitivi, di più. Poi vedremo i Champions, vedremo nelle coppe, ma piano, piano, un passettino alle volte. Io ora sono più tranquillo, con Okatri, come dice quella capra. Io sono molto più tranquillo. Loro devono sistemare delle cose e poi con calma usciranno. Ma nel frattempo io ora sono tornato a godermi l'Inter a 360 gradi, se lo volete sapere. Ciao Inter.